Banda armata. Associazione per delinquere. Finalità: commettere reati contro lo Stato. Eversione, destabilizzazione, distruzione, estremismo, ribellione, rivolta. È Ludwig, un'entità senza volto, semina terrore e morte. Poi si scoprirà che Ludwig è qualcosa di completamente diverso, più inquietante e altrettanto pericoloso. Ha il volto di due giovani. Due giovani di famiglia bene, che hanno oltrepassato la linea d'ombra. In un mondo dove tutti belano come pecore, dovete essere dei leoni. Lo diceva Léon de Grel, uno dei capi dell'SS, il comandante prediletto da Adolf Hitler. Marco Furlan e Wolfgang Abel volevano diventare leoni. E sono invece diventati belve, due belve feroci, assetate di sangue. Ma il nazismo era soltanto una maschera dietro la quale nascondere il proprio impulso omicida, il desiderio di annichilire e distruggere. Giovani, statura media, tipo caucasico, magri, borghesi, a prima vista due ragazzi modelli. Il primo è figlio del direttore di un'importante compagnia assicurativa. Il secondo è figlio del primario del centro Grandi Ustionati di Verona. Il primo, nome Wolfgang, cognome Abel, nato a Monaco di Baviera il 25 marzo 1959. Il secondo, nome Marco, cognome Furlan, nato a Padova il 16 gennaio 1960. Qualcuno li chiama i crimini dell'odio. Significa che il movente che sta dietro le aggressioni si basa sul pregiudizio, sulla discriminazione che spinge al disprezzo e alla rabbia. Chi colpisce per odio, chi uccide, lo fa perché pensa di appartenere a una specie superiore e le vittime sono solo parassiti, sfruttatori, feccia. Per loro gay o prostitute, ebrei o stranieri, si meritano tutti una punizione, se non addirittura l'eliminazione totale dalla faccia della terra. La nostra fede è nazismo. La nostra giustizia è morte. La nostra democrazia è sterminio. Gott mit uns. Primavera 1983. Ennesima rivendicazione di un gruppo fantomatico e inafferrabile. Un gruppo che si richiama agli ideali del nazismo. Hanno ucciso. Ucciso per 6 anni. Ucciso 15 volte. In tutto il nord-est.
dapprima nel silenzio. Poi, il 25 novembre del 1980, hanno deciso di rivendicare le proprie azioni. Volantini ai giornali, sicuri della propria impunità, certi di essere dalla parte dei giusti. Quel giorno hanno scritto: l'organizzazione Ludwig si assume la responsabilità delle seguenti uccisioni. Come prova dell'autenticità di questa rivendicazione riportiamo alcuni particolari che non sono di dominio pubblico. Sette omicidi. Omicidi che neanche la cronaca locale ha seguito con particolare interesse. Morti che gli inquirenti non hanno mai pensato di collegare tra loro. Ludwig uccide in quattro città. Usa, dispone della vita delle persone. Le vittime, emarginati, reietti, individui al margine della società. Uomini che nessuno vede e che nessuno cerca. Ma queste morti, dopo le rivendicazioni, diventano altro. Sono le tessere di un mosaico che lentamente si forma. Una scia di sangue che gli investigatori cominciano a seguire. Il significato di una rivendicazione è chiaro. Non si tratta solo di far conoscere che dietro a un attentato, a un omicidio, c'è una specifica organizzazione. Non si tratta solo di rendere pubblico un messaggio e magari sperare che il gesto clamoroso diffonda il panico e ottenga così la maggior pubblicità possibile. C'è anche la volontà del confronto, l'eccitazione della sfida, l'onnipotenza di chi si sente invincibile e inarrestabile, perché è convinto della superiorità propria e del messaggio che vuole diffondere. Difendi il tuo simile, distruggi tutto il resto. È quello che sta scritto sulle magliette che indossano i militanti dell'estrema destra in Veneto. Uno slogan così, Ludwig l'avrebbe certo approvato anche 30 anni fa. Siamo gli ultimi eredi del nazismo. Il fine della nostra vita è la morte di coloro che tradiscono il vero Dio. L'eco del terrore nazista celebrato. Nazismo, morte, sterminio. Parole che rimandano ad un passato fatto d'orrore. Che proiettano su questi omicidi ombre inquietanti. Prima, rivendicare. Poi, dichiarare il proprio obiettivo. L'eliminazione sistematica di tutti quelli che imbastardiscono la razza. Lo sterminio di quelli che vengono considerati parassiti. Di quelli che vengono giudicati un peso per la società. Sono passati 35 anni da quando gli alleati hanno sconfitto il Terzo Reich. Per tutti era stata la fine di un incubo. 35 anni. Eppure, ancora una volta, la stessa follia omicida, lo stesso odio, la stessa cieca crudeltà. Sterminare, eliminare, annientare. Ebrei, zingari, omosessuali, handicappati. Ancora una volta, odio e disprezzo. Ancora una volta, al centro di tutto, la superiorità ariana. Chi non è ariano è inferiore. Chi non è ariano deve morire. E su tutto una perversa equazione. Eliminare chi è considerato inferiore in nome del bene comune. I giovani non hanno conosciuto il nazismo, ma hanno conosciuto solamente il racconto del nazismo. E siccome il racconto del nazismo è il racconto del massimamente malefico, va da sé che...